È questa l'ordinanza sindacale del comune di Positano che ha scatenato in tutto il paese un vero e proprio putiferio, con cui si posticipa l'apertura di tutte le scuole presenti sul territorio comunale al 24 settembre. Una decisione assunta dal sindaco Michele De Lucia, motivata dal fatto che al momento lo stato d'emergenza sanitario causato dal Covid-19 è stato prorogato fino al 15 ottobre e da oggi, nonostante che la regione Campania abbia deciso che l'apertura sia del 14 per le scuole, non sono arrivati né i banchi monoposto per le aule, né sono stati fatti sul personale scolastico i test sierologici, né tantomeno è stato sciolto il nodo dei trasporti. Inoltre, continua il primo cittadino di Positano, Michele De Lucia, le elezioni del 20 e 21 settembre determinerebbero necessariamente una nuova sospensione delle lezioni, a cui segue una nuova sanificazione dei luoghi scolastici. Una decisione, quella comunque di De Lucia, che di fatto apre un conflitto fra poteri. Oggi, al di là delle elezioni, che già è un problema serio, ma abbiamo altri tipi di problemi che non esistono ancora nei i protocolli veri per il trasporto scolastico e nei protocolli seri per quanto riguarda la didattica in classe. E che stiamo parlando? A parte che ancora la dirigente mi diceva stamattina che non c'erano ancora il personale assegnato per aprire le scuole, sia il personale docente che il personale ATA, per cui siamo veramente in alto mare, come sempre, con un problema in più che si chiama Covid, per cui era inevitabile. Intanto, sindaco, però si apre, tra virgolette, un conflitto fra poteri dello Stato, perché diciamo da una parte c'è il governo, la regione Campania, dall'altro un sindaco che è la massima autorità sanitaria sul territorio. Ma io ripeto, non si tratta di buon senso. Noi abbiamo visto che la Regione Campania ha fatto la delibera per l'inizio della scuola il 14. Chiaramente, per quello che abbiamo scritto nell'ordinanza, non la riteniamo fattiva per il nostro comune e abbiamo provveduto, come ci dice la legge, la norma, finché diciamo così, non ci tolgono anche questo diritto. Di applicare quello che già abbiamo fatto anche l'anno scorso, perché già l'anno scorso noi rinviammo di qualche giorno l'apertura per altri tipi di motivazioni, che erano il traffico, era insomma una estate particolare piena di turisti, per cui insomma c'erano oggettive difficoltà di altra natura di quelle di oggi, però diciamo non è la prima volta che facciamo una cosa del genere. Ha sentito altri suoi colleghi, altri primi cittadini, insomma, l'hanno già chiamato quando si è diffusa la notizia? Prima sicuramente no, adesso qualcuno mi sta chiamando per capire insomma, le motivazioni dell'ordinanza. Però ripeto, molto dipende anche dagli istituti, cioè se gli istituti sono pronti, allora posso anche capire che insomma, si può iniziare. E dove casomai le scuole non sono implicate nei seggi elettorali, ma altrimenti veramente la trovo una cosa assurda iniziare una settimana e poi insomma, interrompere per un'altra settimana, perché come noi che abbiamo anche le elezioni comunali, referendum e regionali, significa stare chiusi almeno 3 giorni dopo il lunedì, per cui insomma salta interamente la settimana.